Buongiorno a tutti e benvenuti a questo spazio sul Bund. L'inflazione in Europa ha già rallentato la sua corsa. I primi dati di marzo sembrano confermare le previsioni fornite dalla BCE all'inizio del mese. In Spagna i prezzi al consumo sono saliti in marzo del 2,3% dal più 3 di febbraio. Il consensus si aspettava più 2,6. In Germania siamo passati a più 1,6 dal più 2,2 di febbraio, una frenata più brusca del previsto. Mario Draghi, dalla conferenza stampa del 9 marzo, aveva spiegato che la spinta ai prezzi arriva dalle componenti più volatili, non c'è in corso una ripresa strutturale e non ci sono recuperi di rilievo dei salari. Gli investitori però sono stati colpiti da altri passaggi dall'intervento del governatore, in particolare quelli dedicati alla scomparsa dei rischi di stagnazione e deflazione. Il cauto ottimismo mostrato dalla BCE è stato interpretato come il primo segnale di un cambio della politica monetaria destinata ad essere un po' meno accomodante. Negli ultimi giorni però alcuni membri della BCE, tra cui l'austriaco Ewald Novotny e il finlandese Erkki Liikanen, hanno affermato che la politica monetaria non cambierà. Novotny in particolare ha rassicurato che l'istituto centrale non ha alcuna intenzione di correre il rischio di alzare i tassi prematuramente. In questo contesto lo spunto operativo potrebbe essere che, in vista del recupero del Bund che potrebbe proseguire, si potrebbe prendere in considerazione il certificate leva fissa 7X long, che ha come sottostante il Bund Future emesso da Vontobel con codice ISIN DE000VN9BLF2.